Allora, siamo a Capriccio Michelangelo e questo è il paese dove è nato Michelangelo Buonarroti il 6 marzo. Tra l'altro è nato lo stesso giorno della mia amica Patti. Andremo a vedere la casa museo. Ah, poi c'è un altro cartello, Massimo. Noi prima eravamo qua al Santuario della Verma, quindi nella, un'altra puntata, e ora, oggi, siamo qui a Caprese Michelangelo, la città natale di Michelangelo Buonarroti. Dopo però ci sposteremo, te lo dico, Anghiari, dove c'è stata la famosa battaglia di Anghiari, che è stata dipinta e riprodotta e si trova a Firenze, fatta da Leonardo da Vinci. Quindi questa è tutta la mia zona, provincia d'Arezzo. Dopo riprenderemo le 45 e torneremo a Bologna. Ah, eccolo qua quando è nato, vieni, perché mi ricordavo la data. Michelangelo Buonarroti nacque a Caprese il 6 marzo del 1475. Vi porto qui a vedere questa casa natale. E che sarebbe questa poi? Allora, questa è la salita che porta praticamente alla casa di Michelangelo e più precisamente al Museo Michelangiolesco. Il museo fu fondato nel 1875 e ruota intorno al Palazzo del Podestà, che è un edificio della prima metà del 400 e fu residenza dei Podestà fiorentini. Tra questi vi fu Lodovico Buonarroti, il padre di Michelangelo. Il museo comprende 5 nuclei. Tra un po' mi ammazzo perché cado. E ora ve li farò vedere, ma la casa dove è nato il grande scultore, pittore, architetto, poeta, eccetera, è proprio questa che è qui davanti. La Rocca di Caprese Michelangelo è originaria del Medioevo e era proprietà dei Conti Guidi. Fra l'altro i Conti Guidi, per un pettegolezzo particolare, siccome io ho fatto la scuola Poppi in provincia d'Arezzo, c'è un castello bellissimo dei Conti Guidi, quindi è tutto collegato qua. Abbiamo trovato una campana dentro l'ingresso dove si fa biglietti, è una campana del 1551, ecco, ho già sbagliato, del 1561, originaria del castello di Caprese. Allora, la casa natale che è questa qui di fronte. Ok. Allora, all'interno si trovano alcuni dei calchi, della collezione dei calchi, che poi parte vedrete anche all'interno della biblioteca del castello, che sono stati donati dalle gallerie fiorentine. Ok. E questi sono delle tace maniere di Michelangelo. Ok. Poi sopra, che era poi una volta l'abitazione, ci sono i pannelli fotografici, che sono gli stessi di quelli della casa dei Buonarroti a Firenze, più il trittico di Giuliano Medei. Poi, per questo museale, continua con il giardino che ospita la mostra contemporanea all'aperto. Uh-huh. Sono tutte opere contemporanee che hanno donato variatori qui al comune di Caprese. E per ultimo le sale interne della Rocca, okay, dove c'è sempre questa collezione nell'età adulta di Michelangelo e più opere piccola scultura italiana donate dal professor Guidoni della Sapienza. La casa natale di Michelangelo è stata trasformata in museo michelangiolesco e quindi non conserva gli arredi originali della sua casa natale, in quanto è diventata nel tempo sede di podestà e successivamente anche di sindaci, tutto questo fino alla metà dell'Ottocento. Oltre ad un archivio storico, nella sala sono presenti alcune copie come la testa del David. Sì, tutte queste sculture che vediamo sono, come avevo detto in precedenza, state donate in occasione del quinto centenario della nascita di Michelangelo, quindi nel 1965, da artisti della seconda metà del Novecento. Alcune delle sculture presenti in questa sala appartengono alla collezione dei calchi in gesso che riguardano le opere mature di Michelangelo.